EICMA 2022, siamo qui in qualità di espositori e non potevamo mancare questo video e vi presentiamo le novità. Partiamo subito da Combat, la nostra nuova linea di batterie. Stiamo parlando di una linea molto completa, per cui batterie tradizionali, SLA, MF e caricabatterie. Un range molto ampio anche per quanto riguarda le applicazioni. Ma passiamo a un'altra grossa novità. Sì, big news, a partire dai primi due mesi dell'anno prossimo abbiamo siglato un accordo per la distribuzione di tre importantissimi brand. Partiamo giapponesi. Giapponesi in ordine alfabetico, come li vedete qua sul nostro tabellone. Il primo è Kane, secondo è Nissin, e poi parliamo del terzo che è Showa. Quindi diciamo che le novità per il 2023 sono importanti, succulente. Perché sono tre brand importantissimi di primo equipaggiamento sulle moto giapponesi. Non dimentichiamoci però di un altro importantissimo brand per RMS che è Evoque, no? Assolutamente, il brand della performance. Esatto, facciamo vedere un po' quale novità di quest'anno. Sì, esatto, partiamo dal faro full LED per la nostra Vespa 50 Special. Esatto. Abbiamo tutta una serie di kit jet di carburazione, per cui potete carburare al meglio il vostro mezzo. Una fantastica accensione. Sì, in realtà sono quattro modelli. Esatto, quattro modelli. Un'accensione che vi permette la trasformazione da 6 a 12 volt e vi permette di migliorare le prestazioni di circa il 30%. Esatto, infatti abbiamo deciso di equipaggiarla sulla nostra Vespa da gara. Testata quindi che in questi. Ha fatto e finito da 500 km di Pomposa. Esatto, abbiamo deciso di sdraiarla un paio di volte per vedere sì, che tu tutto funzionasse. Diciamo che l'hai trovato bene. Esatto, io ci ho dato il mio contributo. Però tutte queste novità di cui stiamo parlando, quindi Combat, i tre brand giapponesi e Evoque, dove le possiamo trovare? All'interno dei nostri nuovi cataloghi, che sono suddivisi in due. Il brand Classic, cioè il catalogo Classic, dove trovate tutte le parti di ricambio per quanto riguarda le motociclette datate. E quest'anno festeggiamo i 10 anni con un'edizione sì. particolare. Edizione black e oro, nuovo logo, direi incredibile. Affascinante. Invece il nostro blu, il catalogo principale, che contiene tutte le componenti per le moto e scooter. Esatto, anche quest'anno in una nuova veste grafica. Sì, abbiamo deciso vedere. Di usare un pochino rispetto al solito. Qui c'è Scud, Scud grazie a un artista in cui ci ha fatto l'illustrazione. E non dimentichiamoci però, come va di moda adesso, una nuova collabo. Sì, abbiamo fatto una collaborazione per presentare al meglio il decennale Classic. È una collaborazione che prevede i due brand, Mailand e RMS Classic. È una bicicletta di stampo classico ma elettrica, per cui c'è un po' un contrasto tra quello che è il vecchio e il nuovo, quindi allestita con dei gadget un po' vintage, ma al suo interno c'è una batteria che la rende molto moderna e attuale. Colorazioni del decennale, per cui nero e oro, una serie limitata che, se avrà successo in EICMA, replicheremo e daremo in vendita a tutti i venditori Classic. No, l'importante è che si impenni. EICMA 2022. Casco in testa sempre! In particolare un falo full LED per la 50 Special e il kit di accensione. Ma che c***o ridete? Boh, guarda che è giusto full LED. Sì, hai detto falo. Che sei giapponese. EICMA 2022. 2023, anno di Jordan, numero di Jordan. Un caffè però. Sembra che non lavoriamo. E invece...